Bentornati alla settima puntata di In Salute. Io sono Michele, sono qui con il mio socio. Io sono Tommaso, come sempre, qui in diretta su Fanno TV. Buonasera, come tutti i venerdì vi ripresentiamo il progetto e il programma di In Salute, un progetto che ha la visione e l'obiettivo e la missione di aiutare le persone attraverso l'informazione nel campo della salute a 360 gradi. Siamo già arrivati, Tommy, alla settima puntata. Settima puntata. Già 2 mesi di puntate insieme, quindi il nostro augurio è che vi piaccia ciò che vi stiamo trasmettendo, ma dai feedback fortunatamente è così. Oggi abbiamo una puntata super speciale. Prima però vi ricordiamo sia il format di In Salute come funziona, quindi oggi ogni puntata c'è un argomento specifico in cui ci facciamo aiutare da un professionista. Al termine della puntata ci sarà un quiz dove voi potete partecipare. Nel contempo, durante la trasmissione, potete inviare dei messaggi dove noi, attraverso l'ausilio della persona che è con noi in studio, possiamo rispondere ai vostri dubbi, domande ed esigenze. Detto questo, vi ricordiamo che la scorsa puntata è stata super seguita, abbiamo parlato di osteopatia neonatale ed in gravidanza, quindi un argomento molto ampio. Oggi cambiamo, ma prima di fare questo, cosa vogliamo fare? Vogliamo ringraziare lo sponsor di quest'oggi, di una cara amica, di Settimia Ritorto, con Edil Service, che promuove la settima puntata di In Salute, quindi grazie. Grazie mille. Grazie infinite Settimia per la sua impresa edile di costruzioni. Esattamente. E detto questo, Tommy, ti lascio immediatamente la parola per presentare la puntata odierna, che so che ci tieni particolarmente. Questa è una puntata che sento molto, Miki. Prima di arrivare al succo della puntata, è importante ringraziare e soprattutto rendere partecipe Flavia da casa, che è la vincitrice ufficiale della puntata, della sesta puntata di In Salute con il nostro quiz, che ha risposto per primissima al nostro quizone finale. State partecipando sempre in più persone, quindi l'invito è quello di essere sempre più numerosi, sfidarvi per poi vincere quello che è il premio del quiz, quindi una consulenza. Esatto, quindi invitiamo a Flavia di guardare il suo smartphone, perché poco fa ha ricevuto un WhatsApp sul suo numero di telefono con il nostro telefono di In Salute, perché ha vinto proprio una consulenza con il nostro team per ogni esigenza in tematica comunque della salute e del benessere fisico con noi, con me, con Michele. Oggi quindi vi presento ufficialmente questa puntata. Oggi parleremo di teatro, parleremo di arte, e uno direbbe: ma cosa ci azzecca il teatro e l'arte con la salute e con il benessere fisico di una persona? Oggi vi faremo scoprire che dietro l'arte, dietro tutte le sfaccettature del mondo artistico e del teatro, c'è tantissimo di salute, c'è tantissimo legato alla salute psicologica e fisica di una persona, quindi approfondiremo delle tematiche molto disparate, e oggi ci aiuterà un super ospite, Miki. Nonché un grande amico, che è Fabrizio Bartolucci. Ve lo presento in brevissimo. Ciao Fabri, grazie per essere qui con noi questa sera, questo pomeriggio. Fabrizio, ricordiamo che è un attore, regista, ha realizzato spettacoli teatrali, opere di videoteatro, performance, installazioni artistiche. E inoltre ricordiamo che ha lavorato con diverse personalità del teatro italiano, fra cui Giorgio Albertazzi, Marisa Fabri, Ferruccio Soleri, Carlo Quartacci. È stato regista e assistente del Nobel Dario Fo, e inoltre è ancora docente a Macerata alle Belle Arti, e tiene il famosissimo corso di teatro linguaggine sul nostro territorio, nella nostra città di Fano. Prima di iniziare, io vorrei presentare Fabrizio con un video che adesso chiediamo alla regia se ce lo manda. Io direi molto che hai letto e non hai letto tutto, ma il curriculum è lunghissimo. Foglio, ragazzi, perché il curriculum di Fabri è pressoché infinito. Ho letto i punti salienti, ho chiesto a Fabri se potevo fare sintesi, infatti allora, proprio per sintetizzare il tutto, esatto, manderei questo bellissimo video per spiegarvi chi è. Presto in coro a cantare, attenti a non stonare, non ce la fa. Perché ma va, ma va, allora. No, ma chi ce la fa fare? Lo fa fare due volte, chi ce lo fa fare? Una volta. Di stare zitti ad ascoltare. Stare zitti ad ascoltare. E di remare. Ah, beh, sì, perché dopo c'è, delle volte c'è di remare. Poi? Perché ma vai, ce lo fa fare?
ascoltare, cioè non fare di ascoltare, le sigle 31, 2, 3, basta. Poi dopo continua con altre storie. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che è triste essere costretto a fare le valigie, vabbè. Noi siamo tutti sulla stessa barca che affonda lentamente. Siamo. Noi siamo tutti. No, siamo. Tutti sulla stessa barca. Barca che affonda lentamente. Che bello anche ricordare Dario Fo, no? Che grande esponente della nostra cultura italiana. Fabri, finalmente ti cedo la parola e parlaci un pochino di te, spiegaci anche questo video. Dunque, questo video è stato realizzato durante la lavorazione del progetto per il Carnevale di Fano del 2003. E quando Dario Fo, già premio Nobel, fu incaricato di progettare questa manifestazione dandogli un senso teatrale. Fui chiamato con grande sorpresa a fargli l'assistente, fu un'esperienza strepitosa, sapete, insomma, trovarsi di fronte a un Nobel che capita tutti i giorni. Esatto. È normale. Quindi c'era una serie di imbarazzi, ma devo dire che Dario Fo era una persona estremamente disponibile, attenta e molto generosa artisticamente. Ho lavorato con lui per 2 anni praticamente, e è stata un'esperienza altamente formativa. Io l'avevo studiato Dario Fo, e quindi trovarsi in carne ed ossa quello che avevi studiato. Il libro di letteratura che prende era la storia del teatro fatta a persona, e quindi è stata molto, molto interessante. E devo dire che con la sua generosità mi ha ripagato, ho una bellissima lettera che mi ha scritto anche alla fine. Ecco, quando ti senti chiamare il braccio destro, insomma, funziona. Emozionante. Emozionante, sì. Io non sono un esperto di teatro, anzi, come parlavamo prima tra di noi, però vedere un video così già... fa capire il valore della persona che sei. Sì, lì addirittura ero io che dettavo lui, che dettavo un testo suo a lui. Quando si dice studiare, imparare. No, ma è stata una manifestazione importante. Beh, la mia esperienza nasce ormai tanti anni fa, avevo i capelli. Come vedete nel video, io avevo i capelli. Però posso dire che il fascino attuale è superiore a quello del video. Sì, magari, sì, forse, sai, il tempo. L'esperienza. Come dice Battiato, ma cambia molte cose nella vita. Ho cominciato lavorando come attore inizialmente, per poi dedicarmi anche alla regia, ma ho sempre frequentato fin da subito il laboratorio, cioè la formazione teatrale, l'ho sempre seguita. L'ho seguita nelle scuole, con la didattica nelle scuole, l'ho seguita nei corsi di teatro, perché io mi sono formato così. Io non ho fatto la scuola canonica, non ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, ma mi sono fermato da autodidatta andando a fare corsi e laboratori. A quel tempo, quando ero giovane io, c'erano i festival internazionali del teatro, dove si aveva l'occasione di andare a conoscere le eminenze del teatro, che più disparate, che venivano in Italia e facevano corsi di stage di una settimana intensivi, ci spaccavano le ossa nel vero senso della parola. Immagino. Perché, come avete detto voi, il teatro col fisico c'entra, o se c'entra. Io ho tutta la prima fase in cui ci facevano un mazzo tanto, cioè nel senso che era molto fisico il teatro, perché c'ha tutta una parte fisica, di azione fisica, di controllo del fisico, per scoprire le meccaniche. Cioè, lo strumento. Questa è la parte più bella, no? Questa è la parte più bella. E quindi da lì è nata questa mia attenzione alla formazione teatrale, che ho sempre continuato lavorando in diversi ambiti. Come dicevo prima, ho lavorato con i bambini, ho lavorato con gli adulti, ho lavorato nelle scuole elementari, fino all'università, eccetera, eccetera, fino agli attori professionisti. Quindi in realtà ho uno spettro abbastanza ampio. Hai un bagaglio di esperienze, che poi si sono formate, come diceva lui nel curriculum, con tanti incontri importanti, oltre a Dario Fo, appunto, Albertazzi, eccetera. Ognuno ti dà qualcosa, anzi rubi da ognuno qualcosa, diciamo la verità. Quella è un'arte. Esatto, devi saper rubare è interessante, è utile. E Ferruccio Soleri, che è la commedia dell'arte, che poi è l'attore che faceva l'Arlecchino, che ha fatto l'Arlecchino per tutta la vita con Giorgio Strehler, quindi anche lì severità assoluta, però sono esperienze che ti lasciano dei segni importanti, ti fanno capire, anche se poi io la commedia dell'arte non la faccio,
però ho capito. Avete capito? Cioè, ho capito, capito perfettamente quello che vuoi dire. E quindi così. Fabio, una domanda. Dimmi. Perché adesso abbiamo finalmente capito chi sei e che cosa fai e che cosa fai nella vita e con chi hai lavorato. Io vorrei un attimo attualizzare un pochettino il periodo storico. Mm. Cioè, nel senso, io e Michele, il nostro background formativo comunque è il mondo dello sport. Sì. E il mondo in salute nasce anche per questo, perché per noi l'attività fisica è l'emblema della salute, è l'emblema, certo, di quello che significa stare bene. Sì. E per noi il periodo, questo periodo storico post-Covid è stato un periodo drammatico, tra virgolette, perché comunque noi ci siamo dovuti reinventare per un periodo del nostro lavoro e abbiamo dovuto cambiare molto l'informazione. E in salute forse è anche un embrione, no? Di quello che è stato il nostro lavoro che abbiamo fatto poi sui social, certo, come abbiamo cercato, come potevamo, di lavorare nel nostro settore. E però io, le persone sanno perfettamente che il tuo mondo, come il nostro, è stato particolarmente tartassato, colpito. Quindi ad oggi... Leggermente colpito. Una carezza sul viso. Quindi, di due anni. Quindi ad oggi, 7 aprile del 2023, sì, com'è il teatro? Dunque, abbiamo ripreso. Fortunatamente la gente ha voglia di teatro, ha voglia di esprimersi, ha voglia di incontrarsi. E chiaramente il Covid, paradossalmente, ha operato, dopo i primi timori, un effetto contrario, cioè bisogno di collettività. Il teatro è un'arte sociale. No, lo sai benissimo, l'ho detto tante volte, lo dico sempre, mi ripeto, bisogna essere almeno in due, uno che fa e uno che guarda, se no non è teatro, nello stesso tempo, nello stesso luogo. Quindi se ci sono queste caratteristiche, capisci bene che è un'arte che si rivolge a qualcun altro, cioè ha bisogno dell'altro, che si nutre a vicenda. Devo dire che dopo il Covid le persone, la richiesta delle persone di iscriversi ai corsi di teatro eccetera eccetera è aumentata. Pensate. È aumentata. Però sì, superate le paure. Essere, secondo me abbastanza, vedendo anche le puntate che abbiamo fatto, dal punto che abbiamo visto con la psicologa e altre varie aree, certo, non è un caso secondo me, cioè, forse ha tirato fuori quell'esigenza di tante persone di ritrovarsi, sì, di riscoprirsi, di condividere, di cosa condividere, che magari prima si era un po' persi, invece sì, sì, c'è voluta magari una batosta, esatto, importante per ritrovare anche questo perché lato che magari molte volte viene, sì, sì, trascurato, sì, 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 dalle persone. Però tanti, anche lo stesso nostra area è come aumentato, no, dopo quei famosi due anni, però è rinata nelle persone l'esigenza di mettersi, darsi una priorità diversa, sì, cosa sì, che sì, prima magari veniva lavoro, famiglia, certo, mille cose e io sempre per ultimo. Esatto. Quindi forse potrebbe sì, essere collegato, sì, anche questo. C'è ho riscontrato una necessità viva, una necessità viva di lavorare insieme, di fare un percorso insieme, di condividere. E il teatro offre questa occasione, soprattutto parliamo del teatro inteso non da spettatori, ma di fare il teatro. Allora voi direte, ma il teatro lo fanno gli attori, no? Non è vero che lo fanno gli attori. Gli attori lo fanno quando hanno fatto un percorso, si diventa attori piano piano, lentamente, con l'esperienza, con la conoscenza, eccetera. Però invece si può recitare, si può giocare con il teatro, così come si può giocare con la musica. E quel percorso, quella che noi chiamiamo propedeutica teatrale, perché come si inizia a fare teatro? Si inizia giocando, solo giocando. Però saper giocare è importante. Cioè riuscire a giocare seriamente, come quando giochi a calcio, tu ti diverti quando gli altri giocano bene, perché se c'è uno che gioca con te con la partita e si distrae, non sì, segue sì, l'azione, eccetera, non è divertente. Bisogna conseguire qualcosa, no? Si gioca per raggiungere un risultato. A teatro è la stessa cosa, si deve giocare seriamente, ognuno fa il proprio ruolo e ci si arriva a fare gol, no? E quella è una soddisfazione incredibile. Per arrivarci si parte proprio dalle cose più elementari, cioè, anzi, il primo esercizio che si intitola, che ha anche un nome, non l'ho inventato io, fa parte delle metodologie, si intitola Cominciamo insieme, ed è semplicemente camminare nello spazio. Stop. Interessante questa cosa. Cioè, si parte dalle cose semplici, perché l'attore poi in realtà deve fare questo, deve farsi delle domande semplici e darsi delle risposte, perché se ti fai delle domande complesse, come fai a darti delle risposte? Se io ti dico siediti, io mi siedo, e quello lo so fare,
Se mi dici siediti come se eccetera, comincia a non c'è. La mente si blocca immediatamente. Esatto, perché piccoli, tante infrastrutture. E quindi è questo, cioè cominciare, si comincia con niente, con poco, e si comincia in un viaggio, è un viaggio, la prima parte è proprio un viaggio su, dentro se stessi, e se stessi e l'altro, quindi da se stessi, io più io. E questo penso proprio, io più io. Sia la funzionalità primaria anche per il collegamento di oggi del teatro con in salute, quindi anche il mettersi in gioco anche, conoscendosi meglio, conoscendo anche l'altra persona per relazionarsi. Assolutamente. Anche, questo, se vogliamo, un aspetto terapeutico. Un aspetto terapeutico inteso in senso ampio. Infatti, quali sono i suoi benefici principali? I benefici principali, prima di tutto, è la presa di coscienza delle proprie capacità relazionali, delle proprie capacità espressive, cioè conoscere come mi esprimo, in modo da poterlo gestire, come si dice, non è che devi imparare a fare qualcosa di strano, ma riuscire a capire quali sono i tuoi strumenti. Noi, l'attore, principalmente, ma chi fa teatro, deve contare sul proprio corpo. La voce, la faccia, le braccia, le gambe, il movimento, eccetera, il suono della voce. E su questo devi cominciare a capire, prima di tutto, dove posso arrivare, tono, volume, eccetera. Si danno tutte per scontate. In realtà, quando cominci a lavorarci, il respiro sembra una cosetta. No, il respiro lo sappiamo benissimo. Che sapete cos'è il respiro? Respirare è una cosa. Abbiamo fatto, Fabri, una puntata, mezza puntata, solo sul diaframma. Solo questo. Che da noi è fondamentale e non è l'anticoncezionale. No, assolutamente. Esatto, no, per esempio sul respiro, il respirare, che è una cosa che poi ha a che fare con la vita normale delle persone. Esatto. Quante insegnanti si ritrovano a dover parlare ad alta voce per 4 ore la mattina, poi finisco la casa così, perché non ce la faccio, perché sbagliano a usare la voce. Come mi sono ritrovato io la settimana scorsa, fondamentalmente. Sbagliare a usare la voce è fondamentale. Può essere anche da ignorante, ovviamente, per oggi io faccio domande da ignorante, come se fossi il pubblico a casa. Anche l'arte di comunicare, quindi magari non avere un background, che poi neanche è brutto, però magari non avere quelle skills che ti permettono, al di là della voce, di arrivare alla persona, e quindi magari l'unico strumento che hai è cavolarti, diciamo, e quindi come conseguenza alzare la voce. Perché poi lì, alzare la voce non è alzare la voce, perché alzare la voce significa dare più fiato. Quindi non è che se dico ciao, non è che dopo fa ciao, questa è un'altra roba. Hai ragione. È semplicemente ciao, è sempre lo stesso, cioè è il volume, no? Ci sono una serie di pratiche che fanno parte del percorso teatrale che hanno a che fare con, appunto, la presa di coscienza del proprio strumento. E questa è la parte più interessante, ma poi soprattutto a livello relazionale, è questo che aiuta molto, a teatro ci si relaziona non raccontandosi la vita, no? Con le parole, come siamo tutti capaci in qualche modo di fare, quindi anche di raccontarcela un po' come ci pare, manipolarla. Invece il corpo, lo sapete meglio di voi lavorate col corpo, il corpo non mente. Cioè, una persona cammina e già comunica, e ci comunica tutta la sua storia fino a quel punto lì, seguendo il passo. Con l'abitudine a guardare gli altri, eccetera, eccetera, è un gesto, il fatto di abbracciare, di andare verso l'altro, di correre o respingersi, eccetera, eccetera, capisci tante cose che hanno a che fare con la propria storia. Chi siamo, cosa abbiamo fatto prima, cosa c'è stato. E lavorare su questo significa, appunto, prendere coscienza di come sono, ma non per oddio che cavolo ho fatto della mia esistenza prima, no? Eccetera. Per prendere coscienza significa semplicemente prendere coscienza, sapere che faccio così perché mi deriva da quello che ho vissuto prima. Infatti io prendo spunto un pochino da questo argomento, perché ho un pochino una provocazione. Una provocazione sana, nel senso, allo stato dell'arte noi durante le nostre giornate lavorative vediamo come le persone non conoscano proprio il proprio corpo. Cioè, mi fa male qui, mi fa male lì, come se gli elementi del proprio corpo fossero
delle terze parti, no? Sì, come sì. Se fossero delle appendici staccate di cui io non conosco bene le caratteristiche, le entità. Esatto. E più andiamo avanti nel tempo, noi anche noi abbiamo avuto esperienze con i bambini, si vede come il bambino pecchi, i nuovi bambini, le nuove generazioni hanno molta meno consapevolezza, sono bravissimi intellettualmente, ma hanno molta meno consapevolezza degli schemi motori, no? Di quello che è la coscienza di se stesso. E forse il teatro aiuta tanto, no? Nel conoscere il proprio corpo e nell'imparare assolutamente. A accettarsi anche. Assolutamente, soprattutto nella fase formativa ha un ruolo importante, non per niente il Ministero dell'Istruzione riconosce il teatro come attività altamente formativa che va inserita all'interno dei percorsi formativi istituzionali. L'unico problema è che non ci sono i soldi, cioè è riconosciuto ma non danno i soldi per i corsi. Quindi sta tutto in mano un po' così alle capacità dei direttori didattici di trovare qualche risorsa oppure dei genitori che finanziano attività eccetera eccetera. Ed è un'attività molto utile, come dicevi tu prima, per verificare il grado di salute dei bambini, cioè la capacità di stare con i loro corpi dentro, con gli altri, negli spazi, eccetera. Una cosa che ho notato in questi ultimi anni, che è proprio un fatto di questo periodo, di questi periodi, molti bambini non sanno fare le capriole. Cioè, la dice lunga, sì, per quello che dicevamo prima, cioè, è palese, cioè dovrebbe fino a, essere un gesto è quasi naturale rotolarsi naturale, eccetera eccetera, step, ma proprio non sanno, si bloccano e hanno paura, non l'affrontano, e quindi probabilmente deriva anche da una cattiva educazione al rapporto col corpo che si trasmette. Sì, diciamo che cioè, questo è non libertà, sì, anche una delle problematiche che si relaziona molto a quello che facciamo noi, dove purtroppo in Italia a livello di educazione motoria siamo indietro anni luce, sì, sì, e si parte dalla primissima propria infanzia, abbiamo visto la scorsa puntata anche con l'osteopata proprio lo sviluppo motorio, ma 0-6, 6-12 che sono gli anni dove vai veramente a poi creare la persona. Invece in quelle annate lì diciamo che si pecca molto a livello di educazione, purtroppo. Beh, infatti. E poi si ripercuote anche poi sull'autostima. Sull'autostima, psicologico. Infatti il teatro situazioni. Aiuta anche sotto quel profilo, perché poi essendo un'arte, cioè un'azione creativa di collettiva, costringe a confrontarsi. Quindi confronto. La zona di comfort lì se ne va. Ed è un antidoto naturale contro il bullismo. Paradossalmente, no, ma questo l'ho sperimentato, toccato con mano, perché a teatro devi fare, non puoi parlare, non puoi essere arrogante, non funziona l'arroganza, perché non funziona in scena, quindi o fai qualcosa di fatto bene e gli altri ti rispettano, o se fai soltanto il bullo non funziona niente, infatti di solito i bulli vanno via dai laboratori teatrali. Sì, perché non possono esprimere la loro arroganza. Perché molte volte il burro esprime la propria arroganza nei gesti, sì, no, nella relazione. Ma quando devi fare qualcosa, o lo sai fare o non lo sai fare. Detto, se lo sai fare, gli altri ti guardano, sì, se sì. Non lo sai fare, non ti... E poi o ti metti in gioco e lo fai. E allora non sopportano di essere sullo stesso piano degli altri. Ah, hai capito? Cioè, quindi, invece il teatro è un lavoro di squadra, è un lavoro di squadra. Ma questo è proprio sperimentato, così come ad esempio sperimentato quando si grida al miracolo, è successo, cioè che persone con difficoltà o nei risultati scolastici, verbali, eccetera, col teatro diventano Cambio. Protagonisti. E allora dice l'insegnante dice, miseria, questo non mi hai visto così. Perché essendo il teatro un'arte plurale, cioè dentro sé c'ha tanti elementi, c'ha il fisico, c'ha la musica, c'ha la parola, c'ha l'immagine, l'azione, eccetera, eccetera, fa trovare la strada, cioè ognuno poi trova il suo percorso per entrarci dentro. Quindi non è bisogno che tu sia un letterato per farlo, non è bisogno che tu sia l'atleta per farlo, eccetera. Cioè,
ci sono tanti elementi che diventano qualcos'altro e ti permettono di trovare una strada della comunicazione non verbale, in altri percorsi, eccetera, eccetera, che ti fa stare bene in relazione con gli altri. E questo, secondo me, è una visione molto interessante, perché magari da fuori chi sente teatro, come si diceva all'inizio, sì, magari si immagina, ma anche io stesso magari, l'attore professionista, sì, invece magari ci s'arriva, cioè, ogni persona può trovare la propria, certo, strada e esprimerla nella propria personalità, prendere una di quelle che sono le strade e applicarla nella vita quotidiana di, certo, tutti i giorni. Sì, sì. Queste sono appunto le fasi che, dicevi appunto, l'attore è colui che poi perfeziona il proprio linguaggio, si crea uno stile, una tecnica. No, il magazzino è una tecnica, come un atleta, cioè, sì, sì, a un certo punto fa le sue pratiche e arriva ad avere una tecnica precisa per affrontare le prove. Invece chi fa, chi si approccia al teatro in maniera così curiosa, per se stessi, senza delle mire precise, scopre se stesso, in realtà. È un percorso di scoperta di se stessi e anche di recupero della creatività. Cioè, perché il teatro presuppone che tu sia creativo, cioè devi cosa inventarti. Che diciamo oggi, già la mia annata, quindi over 30, è difficile. Quindi va, è sì, perché quando... si è abituati al tutto pronto, invece sì, il teatro non c'è niente. Sì, il teatro non c'è niente, bisogna costruire. Va lavorata. Io vi fermo un secondo. Sì. Perché purtroppo ci siamo persi un pochino. Quando si inizia a parlare, perché l'argomentazione è interessante, interessante. In salute è anche questo, no? È questa il bello di chiacchierare. E ci fermiamo veramente qualche istante per la pubblicità. Vi ricordiamo sempre che qui in Sovrimpressione trovate il nostro numero di telefono, quindi se avete delle domande da fare a Fabrizio, a noi del team di In Salute, fatecele tranquillamente in diretta, cerchiamo di rispondervi e torniamo fra qualche secondo. A tra poco. A tra poco. Eccoci già ritrovati qui ad In Salute con questa bellissima puntata in cui Michi stiamo... Veramente molto molto bella e interessante, devo dire. Hai visto? Dire, eh? Stiamo parlando infatti di teatro immerso nella salute della persona, nel benessere e tutti quelli che sono i benefici che può dare frequentare un corso di teatro. Abbiamo parlato di tematiche anche psicologiche, fisiche, e per introdurre un attimo il nostro ospite io vorrei lanciare un video e chiedo alla regia se ci manda proprio un video riassuntivo. Ci siamo? Sì. Vado? Fabri, siamo partiti un'altra volta con un video. Sì, siamo partiti con una... C'era Dario Fo sotto, perché la canzone era sua. No, questo è un frammento del lavoro
è un esercizio che si veniva fatto su una canzone con i principianti. Queste sono persone che non hanno mai fatto teatro. Questo è stato registrato a novembre di quest'anno, credo, e avevano iniziato da un mese, nemmeno, a fare un incontro alla settimana, eccetera. E vedete, appunto, si gioca, si comincia sono a entrare. Poi, si divertono tanto. Sì, si divertono, però perché appunto si cerca di creare un clima, ed è importante il collettivo, quello che dicevamo prima, cioè sentirsi parte di un'orchestra, di un insieme. Questo fa sì che possano scattare poi i solisti. Se c'è l'orchestra, il solista può scattare. Emerge. È un po' come nel ciclismo. Sì. Cioè dire, se non c'è la squadra, fa fatica il solista. E allora ci vuole la squadra bella coesa. E per essere coesi bisogna condividere un'intenzione, una volontà, una tensione nel fare, il raggiungimento di uno scopo. Cioè bisogna mettere in comune delle cose. Fabrizio, in merito anche a questo, ho da farti una domanda. Sì. Ma è solo un caso o io ho visto tante donne? Allora, qui mancavano delle persone, questo, ci sono anche uomini. No, perché potrebbe essere anche no. Però curioso. Quello che hai notato corrisponde comunque a una statistica. In realtà le donne sono molto più aperte a mettersi in gioco. Paradossalmente. Ora lo fanno anche gli uomini, ma statisticamente sono sempre più le donne degli uomini nei corsi. E questo proprio perché l'uomo pensa delle volte di mettersi a fare delle cose che possa in qualche modo incrinare la propria reputazione. L'orgoglio, no? Dell'uomo. Invece poi devo dire il contrario, succede matematicamente il contrario, perché anzi un uomo che si mette in gioco, lo dico per esperienza, di solito è molto ben visto dalle donne. Questo è un ottimo messaggio per chi ci guarda a casa. Sottotesto. Sottotesto, e lasciamo a buon intenditore poche parole. E questo però è interessante. No, è interessante nel senso che, come dicevo prima, nasce un interesse diverso, la persona che si confronta soprattutto in un fare di quel genere. Ad esempio c'è il ragazzo che stava di fronte, che in quel caso quel giorno era l'unico davanti, e era terribilmente timido. Cioè nella sua vita non l'ha mai fatte queste cose. Ecco. Ma infatti io stavo... E mi diceva, io non l'ho mai fatto questo. Bene, bisogna provare. È importante, cioè è importante riuscire a capire il gioco, il fatto che lui sia riuscito a mettersi in gioco, a esporsi. Poi chiaramente bisogna creare un clima, infatti quello che si crea nel laboratorio è un clima di non giudizio. Sì, che penso sia l'ostacolo più grande, esatto. Anche riguardo a quello che abbiamo detto prima, che magari l'uomo tendenzialmente vuole riservare sempre sua immagine non farla macchiare. Quindi il giudizio esterno generalmente blocca tantissime attività. Invece la partenza è proprio questo, sospendere il giudizio, che vivremo tutti generalmente... molto meglio. Assolutamente. Cioè il giudizio deve arrivare quando l'operazione compiuta è finita, allora in quel caso ti presento qualcosa e tu dici cosa va bene o no. Dopo, altrimenti ci sono io che faccio da coordinatore, io intervengo ma non giudico la persona. Sì. Ti do le spinte per muoverti in certe direzioni, per andare al di là di quello che stai facendo, per non fermarti sulla soglia. E sono comunque sempre stimoli input. Positivi, assolutamente. Convergono verso un miglioramento e mai verso un qualcosa che ti denigra o ti butti giù. Che è la cosa bellissima, penso. Anche perché io mi sono immaginato, no? Ti sei immaginato lì? No, ho detto ce la farei a mettermi in gioco così. Sicuramente se non riuscissi a creare un ambiente, tra virgolette, protetto, esatto. E soprattutto potenziante, o questo da esterno senza sapere niente, io penso che tutte quelle persone, soprattutto se, come dicevi te, c'era qualcuno timido o altro, non l'avrebbero mai fatto. No, ma infatti c'è il percorso iniziale che è proprio quello, cioè si arriva a questo dopo una fase in cui ci si è conosciuti, ci si è avvicinati, ci si è guardati, ci sono dei giochetti, dei giochi molto semplici, anche proprio del toccarsi il viso, cioè riconoscersi senza guardarsi, sentire la voce, capire chi sta parlando, cose che ti permettono di acuire che cosa? L'attenzione, le percezioni, abbiamo i sensi,
Cioè non è bisogno di capire che tu sei qui anche se non ti guardi, io lo so che sei qui, ti sento. E sentire già con tutto. Sì. Cioè, guarda, poi io fatto penso di essere proprio una cavia perfetta. Cioè nel senso che io sono da tutte e due le parti. Io in passato, infatti ho conosciuto Fabrizio anche perché io ho partecipato. Per quello io ho detto che oggi è la puntata dove... Lui è stato... è stato anche bastonato. No, parecchio. In senso buono, non spaventiamo. In senso buono. Mi ha detto fuori onda ma non si può dire. Io mi sono divertito un sacco. Innanzitutto il mio feedback principalmente può essere questo. E noi, sia io che Miki, nelle puntate Fabri diciamo sempre, tutte le volte che portiamo un tema, una tematica, invitiamo un professionista, noi cerchiamo di essere quelle persone che pregano bene e cercano anche di razzolare bene, cioè nel senso che condividiamo completamente, no? le varie tematiche che invece di divulgare alle persone. E io, se posso dare un mio feedback su questo tipo di argomento, io mi ricordo benissimo degli slogan, no? che lanciavamo insieme, che ci lanciavi, e proprio in merito anche a quello di cui parlavate adesso, no? il vergognarsi del vergognarsi, cioè il concetto anche la di paura che viene proprio sdoganato completamente, no? Cioè pensa a tutto quello che potresti fare nella vita o nel lavoro, nella quotidianità, se non avessi sempre paura, no? Sì, di qualcosa, se quel freno inibitore che abbiamo non ci fosse. E in quei contesti io mi ricordo perfettamente che all'inizio, quando provavi paura, no? di giudizio, di vergogna, di non sapere come ci si muove, di fare certe cose, ti metteva quasi in imbarazzo, no? Nel senso, le persone più sicure, le persone più brave, no? Nell'attività, erano quelle che poi trascinavano. Anzi, chi sta col freno a mano, poi in quei contesti, in quel clima, sono le persone che forse mettono anche un pochino più in difficoltà, no? A volte. Sì, sì, assolutamente. Ma perché, come dicevamo prima, ti fermi per paura del giudizio, di essere giudicato in ogni tua azione. Tu stesso ti giudichi subito, sì, sì. Ma così non fai un passo. È come il bambino che deve imparare a camminare e dice posso cadere, allora non muovo. Cioè, esatto, diventa un handicap. Il dialogo interno che ci blocca e ci fa avere una paura, sì, sì, generale di cose che non ti fa sperimentare. Nel 99% dei casi poi non accadranno, cioè, mai. Esatto. Deve sperimentare, poi succede, può succedere che cadi, ma ti puoi rialzare. Anzi, qualsiasi persona, l'errore è fondamentale, perché soltanto errando capisci. Infatti errare è un termine che mi piace molto, in italiano significa sbagliare, ma significa anche andare. Camminare. I cavalieri erranti, coloro che attraversavano il mondo. Bello, questo quindi questo, è in questo concetto che fa. Quindi l'errore non deve essere visto come oddio, il timore. Questo è parte del processo. È parte del processo. Questo forse... Poi siamo tutti abbastanza intelligenti a non fare errori capitali. No, quello è chiaro. Però forse già questo innanzitutto penso sia molto interessante per tantissime persone, come riportandolo nel discorso della salute, che questo è un fattore limitante poi in tutte le aree della vita, dal lavoro alla famiglia, e quindi penso possa essere d'aiuto veramente a tante persone. Poi in Italia forse c'è anche questo concetto di non fare per non sbagliare, cosa che in altre nazioni viene un po' sdoganato clamorosamente. Invece da noi il fallimento è visto un po' come un qualcosa di brutto, che se sbagli... Allora, pur di non sbagliare, tante persone non si mettono mai in gioco e non crescono. Perché c'è purtroppo un'idea di competizione un po' malata. Questo un po' in generale. In tutti parte i settori, della, tutti poi, i settori, qualsiasi... Ecco, nell'arte, a teatro, la competizione sana. È sana nel senso che nasce naturalmente. Cioè, ci si mette in gioco per migliorare l'altro. Più io do, più tu darai. È un gioco di interscambio, è come con il pubblico, cioè avviene la stessa cosa. Se l'attore riesce a far passare tanto di sé, il pubblico lo ricambierà. Avete capito? Cioè se tu fai passare poco, il pubblico riceverà poco e quindi scambierà poco con te. È importante, ma questo succede anche nel momento in cui si condivide un lavoro. Cioè è importante esserci, essere lì. In questo processo infatti è molto importante ed è praticato anche, parlavamo prima di errore, io lavoro in carcere anche, ho un laboratorio in carcere ormai da diverso tempo con la casa di reclusione di Fossombrone, dove lavoro con i detenuti, persone quindi che hanno una vita complicata, hanno alle spalle errori conclamati
eccetera, che li hanno portati a un'esistenza singolare. Il carcere è brutto. Diciamo che è un ambiente potenziante, infatti, questo, basterebbe ovviamente fare qualche visita al carcere per far passare le idee a molte persone. Ah. Però ecco, il teatro lì diventa un'occasione di recupero della persona, del recupero della propria visione di se stessi nei confronti degli altri. È riabilitativo. È riabilitativo, assolutamente. E questo te lo posso confermare con tanti esempi che adesso non mi sto qui a snocciolare, ma che mi hanno anche profondamente toccato. Vedendo delle situazioni che si sono sviluppate, e il teatro è stata una valvola importante. Nessuno di questi fa gli attori. Non vuole far l'attore. Ma alcuni non erano mai andati a teatro, non l'avevano manco mai visto. Infatti era interessante, c'era un ragazzo calabrese caduto in una disavventura abbastanza complicata e che aveva anche una formazione, un'alfabetizzazione elementare, non aveva mai letto un libro nella sua vita. Lavoravamo sul Don Chisciotte, quindi dici te sei pazzo, no? Ti porti di Cervantes, questi... ha lavorato, si è divertito, eccetera, eccetera. Alla fine del percorso abbiamo fatto lo spettacolo, alla fine quando ci siamo lasciati, che era finito il percorso, mi arriva lì e mi dice: Fabrizio, lo sai, l'ho letto tutto e mi è piaciuto un sacco. Hai capito? Lui che mi leggeva così, quando recitiamo, cioè, capisci? Al limite dell'analfabetismo. Esatto. Poi. Però ti fa capire che potenza ha quando scatta il meccanismo. Possiamo dire che è un veicolo, strumento. Uno strumento, assolutamente. Uno strumento per ogni persona. E quindi può essere, cioè, a seconda delle situazioni, no? Nel sociale, eccetera, eccetera, il teatro può essere una forma, un'attività che mette in moto dei meccanismi importanti, da non sottovalutare, ecco. Come abbiamo detto prima, alcune tematiche le abbiamo già toccate, no? La presa di coscienza, la conoscenza di sé, il rapporto con gli altri, l'interscambio, il progetto creativo condiviso e poi la memoria, il gioco con la memoria. qua vedete appunto delle immagini che sono relative ad altri momenti del laboratorio e dei laboratori e la memoria, che a teatro non è una memoria verbale tout court, cioè non si ricordano le parole quando si dice recita a memoria, non è quello. La memoria arriva piano piano, arriva per accumulo di comprensione, di azioni, di memoria delle azioni, eccetera, eccetera. È una memoria complessa, quindi che non è semplicemente snocciolare una parola dietro l'altra perché, no, senza capire il senso. E invece è un processo che arriva piano piano, alla fine, dopo aver compreso quello che si sta facendo e come lo si sta facendo. E quindi lascia delle cose potenti, anche proprio come strategie. Posso dire una cosa? Ecco. Ma quanto cavolo, per usare un francesismo, è sottovalutato sto teatro? Cioè, nel senso, abbiamo parlato di qualsiasi cosa, abbiamo parlato di corpo, di fisico, anche di prestazione fisica, no? Abbiamo parlato di memoria, di respirazione, cioè è sottovalutato un sacco, secondo me. Sì, perché se lo si prende soltanto come l'elemento di intrattenimento, dietro però il teatro è l'arte più antica che esiste. Cioè, voglio dire, ha oltre 2000 anni il teatro. È stata la prima forma di rappresentazione ed era così come lo rappresentiamo noi. Cioè, conteneva la musica, conteneva il movimento, conteneva la parola ed era un rito collettivo, un rito attraverso il quale la comunità si riconosceva. Cioè, andando lì, condividendo. Nell'antica Grecia era gratuito il teatro. Veniva offerto alla comunità ed era, nel teatro greco non c'erano mica 1000 persone come adesso a teatro quando va bene, no? C'erano 10.000 persone, era come il concerto rock. E tutti stavano. L'Arena di Verona. Sì, era il momento in cui si confrontavano con le storie, con una rappresentazione e aveva un potere enorme di far ragionare su quello che siamo, chi siamo. Lo facevano attraverso le favole, attraverso i miti.
Quindi diciamo, dai, che noi dello sport e voi dell'arte, se dovessimo fare due squadre, diciamo, vecchi un po' uguali. Esatto, beh, le Olimpiadi, presso poco, siamo lì, Infatti, nasce tutto dall'antica Grecia. Quando ne sapevano, eh. Non a caso, sono la culla della nostra cultura in generale. Io vorrei approfondire un altro tema, sì. Siamo verso la conclusione. Mm-hmm. E un altro delle cose che io vedo, uno dei benefici fondamentalmente che io vedo tantissimo nell'attività teatrale, nel laboratorio teatrale, è anche quello che sul lavoro fondamentalmente uno potrebbe riscontrare dei benefici, no? Io per esempio nel mio lavoro io faccio fondamentalmente nella vita il personal trainer, quindi seguiamo le persone un pochino tutto tondo, e io vedo quanto cambia anche la capacità didattica, relazionale, oratoria, la capacità di concentrarsi, di entrare in empatia con una persona. Cioè, io penso che in tutti i lavori, dal lavoro più sedentario al lavoro più dinamico, ci sia quell'aspetto sociale, quell'aspetto divulgativo anche di dell'informazione e dei concetti che potrebbe essere potenziati. Negli ultimi anni, nei grandi centri di produzione, che ne so, tipo a Milano, eccetera, esistono da tempo dei corsi per dirigenti, eccetera, eccetera, che hanno come base il teatro. Cioè addirittura le drammaturgie di Shakespeare. Vengono studiate le drammaturgie messe in scena dai dirigenti per capire le strategie di comunicazione. Okay? E quindi è riconosciuto il teatro come elemento di conoscenza. Questi non vogliono fare gli attori, fanno i manager. Sì, sì. Non ci pensano nemmeno di fare gli attori. Certo. Cioè, capito? Però hanno capito che attraverso, studiando in modo creativo certi meccanismi, si comprendono altri meccanismi che sono simili, perché il teatro è fatto dagli uomini e parla di uomini. Quindi dentro ci sono tante, c'è un deposito potente. A me è capitato di essere chiamato da una ditta per fare un momento di formazione sulla comunicazione, con particolare riguardo alla comunicazione non verbale, per far comprendere quelle che sono le dinamiche per gli impiegati di una ditta, in un corso di formazione. Cioè, erano spiazzatissimi all'inizio, perché quando mi ha presentato l'incaricato, ho detto questo è regista, tutti dicevano, oddio, questo cosa c'entra fa? Vuole? Cosa c'entra con noi? Poi invece alla fine, spiegando, facendo capire le cose, eccetera, eccetera, il perché ero lì e perché potevo essere lì, alla fine sono venuto a fare un sacco di domande. Cioè, anche di curiosità, perché... di attenzioni, di cose, domande su se stessi, di meccanismi che hai svelato. Quanto può essere utile oggi conoscere la comunicazione non verbale? Cioè, ti apre qualsiasi porta. Ah, certo, cioè, perché... ti eleva ad un livello superiore rispetto magari alla persona che poi è anche difficile magari oggi reperire le informazioni, mm-hmm. per esempio nella comunicazione non verbale, se uno non ci ha mai sbattuto, tra virgolette, certo. La faccia sì, un aspetto della sua vita. Che appunto, come spesso dico, non significa fingere il proprio comportamento, no? Dici, io conosco quali sono i meccanismi della comunicazione non verbale, allora mi metto l'espressione, mi metto la postura, apro le spalle, guardo avanti, eccetera, eccetera. Non è questo. Perché deve essere un percorso digerito, tuo. Perché altrimenti. Esatto, perché se no reciti è un'altra storia. Bisogna metti recitare maschera, a teatro. No? E poi ti becca. Esatto, bisogna recitare a teatro. Vieni preso subito. Automaticamente sgamato. Quindi immediatamente. E invece è il fatto di conoscere alcune meccaniche, appunto, della comunicazione non verbale, oppure caratteristiche, eccetera, eccetera, permettono di prendere cognizione di quello che sono, di come mi presento io, di capire che ad esempio se voglio parlare con una persona bisogna che mi metto in una posizione che non sia di ostacolo alla mia comunicazione. Sono stato così e parlo, è chiaro che l'altro ha una reazione di tutti i giorni, tantissimo, nella relazione, tantissimo, nel lavoro, tantissimo. Cambia tutto. Assolutamente. Conoscerlo o non conoscerlo. Sì. Quindi ecco, questi meccanismi che fanno parte dell'osservazione dei percorsi che si fanno dentro il teatro per la fase appunto che dicevo propedeutica, perché devono acuire l'osservazione, l'attenzione verso gli altri, il guardare, il comprendere mentre guardo. Quindi guardare con un'osservazione che cerca di cogliere quelle che sono le cose. L'ascolto, la visione, sono fondamentali.
Che bello, che bella puntata che, sì, che, sì, che sì. È uscita fuori. Assolutamente sì. Michi, noi siamo ormai verso la conclusione. Sì. E io vorrei tirare un pochettino le somme. Io avrei 10.000 domande, ma dopo non finiamo più. Io direi di smorzare un attimo facendo leggere a Fabrizio il quizzone di fine puntata. Oh, oddio, sì, datemi. Okay. Te la senti? Sì, sì, come quindi no. Niente domande, Fabri, sei salvo, casomai continuiamo dopo. Allora, chiediamo alla regia se ci mandano il quiz. Prego, allora, Fabrizio. Qual è il principale obiettivo di un laboratorio teatrale? A. Imparare a ballare. B. Conoscere meglio e migliorare le proprie capacità. C. Fare bella figura al karaoke, di diventare attori professionisti. Rispondete. Dai, siamo stati buoni, dai. Siamo molto buoni. Abbiamo preparato un quiz molto semplice. Un quizzone. Ma io vorrei far notare poi il tono della voce da doppiatore, da attore di beh, un po' di lavoro. Un po' di lavoro, cioè, quindi, ecco, come conoscere lo strumento. Quindi dalle prossime puntate, Tommy, noi muoveremo la bocca e faremo fare Fabri da dietro un doppiaggio in diretta. Io ringrazio tantissimo Fabrizio per questa tua presenza qua. È stato veramente un onore averti qui. Posso dirti, Fabri, è stato illuminante, nel senso che io vengo, come ti ho anticipato, di teatro niente, proprio niente, e mi è piaciuta veramente tanto questa puntata, tant'è che avrei continuato con le domande, ma Tommy vuole chiudere, quindi... Dai, comunque avremo modo, sì, avremo modo. E chissà, magari ce ne esce anche un'altra puntata da qui a fine maggio, poi le persone hanno partecipato attivamente, ma noi ci siamo veramente persi, quindi cercheremo di rispondere magari in privato, in separate sede. Io vorrei concludere la puntata, Michi, ringraziando ancora nuovamente Settimio Ritorto e Edil Service che ha sponsorizzato e ha prodotto la puntata di oggi, e vorrei ringraziare tutte le persone da casa che come sempre ci seguono attivamente. Se volete contattare Fabrizio per poter chiedere informazioni inerenti alla sua attività al Laboratorio Linguaggi, magari iscriversi alle sue lezioni, ai suoi corsi per fare un lavoro personale inerente a questo tema, potete tranquillamente contattarci e se possiamo, Fabri, divulghiamo il tuo contatto telefonico. Quindi la puntata di oggi è giunta al termine. Grazie ancora a tutte le persone che ci seguono e che interagiscono con noi, e noi come sempre ci vediamo venerdì.